Siamo di fronte al laboratorio di Roberto Battistelli, un artigiano restauratore che è in pratica l'ultimo della tradizione degli ebanisti cagliesi, che a Cagli hanno dato lustro lavorando su diverse opere. A Roberto chiediamo da quando ha iniziato questa attività e se ha seguito le tracce del padre oppure è stata una passione sua? Le tracce di mio padre. Ho iniziato a 20 anni, ho finito la scuola e fino adesso. E ti ha appassionato questo lavoro da subito? Sì. Chi a Cagli, quali erano le famiglie che avevano questo tipo di attività nei decenni passati? Nei decenni c'erano i Marzani, che vengono sempre dalla scuola del Paioncini, e Battistelli. Ma venda Paioncini ci hanno lavorato, ci va lavorata anche Grill, tutti i falegnami di Cagli, il 50-60% era passato da Paioncini. E i lavori che fai sono qui per la zona oppure sono anche per fuori? Per fuori. Entriamo. Questo è l'intaglio. Questo in particolare cos'è? È l'intaglio, questa è una balestra che viene intagliata con vari motivi floreali. Questa viene utilizzata per il palio di Cagli oppure? Questa per il palio di Cagli, questa qua. Una va per fuori. Queste sono intarsi. Riguardo questa parte di balestra che ci hai fatto vedere, sì. Questa è la che parte materiale in legno. È fatto? Ecco, sì. Poi viene montata con la parte in ferro. In acciaio, poi viene temperato l'acciaio, c'è una ditta urbana. Dopo viene colorato chiaramente anche il legno. Dopo il legno viene lucidato. E questi sono degli intarsi? Quelli sono intagli. Intagli. Gli intarsi quali sono invece? Gli intarsi sono questi qua, che adesso qui di intarsiato non ho niente, questi dopo vengono incastrati all'interno del legno. Ho capito. E l'altra balestra invece ci dicevi? Questa è di ciliegio, questa è di pioppo. Questo dove va? Questa va fuori, va. Quindi lavori diciamo per sì. Tutta Italia in pratica. E cosa? Poi la vecchia tradizione che c'è un altro lavoro. Devo fare dei stampi come se lavorava il cuoio al contrario. Questo è il traforo, il vecchio traforo degli anni 50-60. Anche questo faceva parte diciamo dell'attrezzatura di tuo padre. Sì, sì. Della vecchia. Ti ripeti, poi andiamo di qua, c'è la perlatrice. Quindi non solo quella mobili, vedi una specchiera tutta intagliata e dorata. Non solo mobili, ma fai anche altro tipo di attività. Sì, si fa l'intaglio, l'intarsio, come veniva fatto all'epoca. Bene, guardiamo se c'è di qua qualche altra cosa sul quale stai lavorando. Una volta veniva nelle botteghe artigiane, veniva fatto tutto, dalle tappezzerie, dalla lavorazione della pelle alla ferramenta. Aspetta, quella è la vecchia perlatrice. Che si trovava di sotto, il mulino della porta che era chiamato sotto in Venezia, sì. E quello là, la vecchia attrezzatura di mio padre. È tutta quella di mio padre. C'è ancora richiesta per questo tipo di lavorazione? Oppure... Adesso è un po' tutto più fermo. Quello è un po' in generale. È in generale che è tutto fermo per vari motivi. Però, che la gente può viaggiare, quindi anche le commissioni, le cose. Le attività artigianali però in pratica... quello che riguarda la manualità, sì. Le cose particolari ancora sono richieste. Esatto, sì. È un lavoro particolare che si parte dal disegno fino a... adesso vedete qualche fotografia se vuoi vedere. E quello è il vecchio bancone? Quello è il vecchio bancone da lavoro, anche quello di là sono i vecchi banconi. Vicino a questo vecchio tavolo da lavoro c'è anche una seggiola che sembra antica. Quella lì è una dantesca. Quello è il rifacimento.
è un rifacimento, quindi tu lo stai restaurando di nuovo. Sì. E in cosa consiste? Perché è dantesca? Dantesca ha la seduta, la differenza, sono delle seggiole che si chiudono. Sì. Se vuoi ti faccio vedere. La differenza fra la dantesca e la Savonarola, una la seduta in pelle e una invece la seduta in legno. Quindi la dantesca c'è la seduta in pelle. Hai anche un esempio di quell'altro tipo oppure... Ho lo schienale dell'altro. Andiamo a vedere. Però non c'ho tutto, i pezzi in giro. Questo è lo schienale. Quindi questo è tutto... intagliato. Sì, questo è tutto nuovo. Tu, non è una seggiola che stai restaurando. No, questo è nuovo. È completamente nuovo, diciamo, sullo schema di come era in antichità. E qua si vede tutta una fila, qua, ma un po' dappertutto, tutta una serie di attrezzature. Sì. Quelli cosa... Quelli sono le sgorbie e scalpelli per l'intaglio. Questo invece, questo qua è un attrezzo che si usa per l'intarsio e il traforo. Apposto. Questo è il laboratorio nel quale operi dagli anni 70, prima sì, con tuo padre, poi di seguito è continuato da solo. Quindi dalla parte possiamo di sotto. Andare a vedere anche andiamo a vedere laggiù dov'era. Adesso Roberto, dove stiamo andando? Qui siamo in queste abitazioni, è il Molino della Porta, era chiamato, sempre in via Venezia, dove c'erano varie attività. C'era l'attività falegnameria di Ezio Peroncini, che poi vediamo più avanti, il molino, e c'era anche un pastificio. E le case qui come mai hanno questa forma? Hanno questa curvatura perché sono vicino al fiume, in caso si arriva la piena per buttare fuori, perché qui contava anche il vallato spesso. Esatto. Lì c'erano i vasconi, adesso li vediamo, che non ci sono più. Qui siamo davanti vicino all'abitazione di Ezio Peroncini e lì è il laboratorio dove c'è quella porta blu. Ezio Peroncini che è stato, diciamo, il capostipite sì, di questa tradizione. Di tutte le attività di falegnameria. Qui c'era un vascone che mandava tutte le turbine e mandava anche le macchine, sia dalla falegnameria, e c'era anche le macine e c'era il mulino dall'altra parte, che dopo il mulino si è trasformato in segheria della pietra. Accennavi anche al pastificio? E dalla parte di qua c'era il pastificio. Questo era il Molino dei Romanelli. E in che anni operava il pastificio? I primi del Novecento. Ho capito. C'è più nulla del pastificio? Andiamo a vedere se c'è più la scritta che monta su. C'era qualche cosa, qualche particolarità che ci volevi dire? Che poi aveva anche due piani sotto che sono stati ricoperti perché con le dighe che sono state fatte si è alzato tutto il livello del fiume. Poi qui c'era anche il ponte con la corda perché gli altri ponti non c'erano e collegava Cagli con il mulino e poi dopo si è trasformato in segheria della pietra. Ho capito. Più o meno fino a che anni c'era il ponte di corda? Adesso esatto è Marcordo. Ecco. Le date... Non te le ricordo. Non mi ricordo la data esatta. Eri un ragazzino. Sì, Ercine, era Monello. C'era anche una turbina qui? Sì, è un fatto una turbina per produrre la corrente, per dare il coso al teatro. E hanno preso una multa, perché non hanno preso la concessione per sfruttamento delle acque pubbliche. Ringraziamo Battistelli per queste informazioni.